partita è stata molto equilibrata, anzi nel secondo tempo dopo 10 minuti sembravamo più in controllo, avevamo creato anche qualche situazione importante, e che poi preferiamo non dare la palla al compagno solo, sono state 2 o 3 situazioni importanti, una con Galano, una con Drudi, ignoriamo il compagno che potrebbe arrivare davanti al portiere, abbiamo sbagliato alcune scelte, nel secondo tempo siamo cresciuti, nel momento in cui abbiamo preso gol la partita la stavamo controllando e loro si erano spenti, erano meno vivaci rispetto a prima, però se regali delle situazioni così in modo assolutamente gratuito come quelle che abbiamo regalato, possiamo giocare anche con 18 centrocampisti, ma se regali palla sul piede all'avversario è normale che subisci break. Poi ci eravamo piazzati anche bene, c'è stata una deviazione sfortunata sul traversone basso di Ingrosso. Però il risultato non è giusto, lo avete visto, insomma, abbiamo fatto una buona gara contro un buon avversario, ma non abbiamo dimostrato di essere inferiori assolutamente, è stato deciso da un episodio che poteva essere anche chiaramente a nostro favore. Questa sconfitta segue quella in Coppa Italia con il Teramo, insomma ci si aspettava diciamo, un risultato positivo, comunque il riscatto della squadra dopo la brutta figura di Teramo di qualche giorno fa. Però ma Teramo abbiamo cambiato tanto, forse ci stava, forse no, non ha importanza. Stasera abbiamo fatto una buona partita, non meritavamo la sconfitta, però è chiaro che se non riesci ad approfittare di alcuni errori che fanno gli avversari, noi un attimo prima abbiamo avuto una situazione importante con De Marchi, uno contro uno quasi, abbiamo sbagliato il controllo, alcune situazioni le ho citate prima, non abbiamo mai rischiato, abbiamo subito un tiro da fuori nel secondo tempo, abbiamo fatto anche 10-12 calci d'angolo, voglio dire, noi la squadra ha giocato una buona partita. Poi è chiaro che in alcune cose dal punto di vista individuale dobbiamo migliorare, perché abbiamo sbagliato delle scelte importanti, importantissime, avremmo messo uomini davanti al portiere, anche Drudi ha fatto un break, forse non l'ha visto, 2 volte è entrato in scivolata rubando una palla a 3/4 campo, eravamo a campo aperto, eravamo con 2 giocatori che accompagnavano l'azione a destra, abbiamo sbagliato la scelta, nessuno fa apposta a sbagliare, però di situazioni così ne abbiamo avute diverse. Mister, le chiedo, Pescara sconfitto con la Reggiana, sconfitto col Modena, sconfitto col Cesena, cioè battute d'arresto con tutte le squadre che sono nei primi posti, è un caso questo o questa squadra in questo momento almeno non è a livello del primo? I risultati dicono questo, però le prestazioni no. In queste 3 partite le prestazioni no, anche quella di stasera non è una partita che noi dovevamo perdere, abbiamo concesso veramente poco e abbiamo giocato nel secondo tempo, abbiamo alzato ancora di più il baricentro, stavamo controllando bene la partita, i risultati dicono quello, però poi se queste partite le abbiamo perse evidentemente qualche limite in alcune situazioni ce l'abbiamo, però le prestazioni sono state equilibrate anche contro queste squadre, ma le partite vengono decise anche da piccole cose che in questo momento a noi ci mancano, sia quando abbiamo la possibilità di concretizzare, sia quando invece dobbiamo chiudere dal punto di vista difensivo, perché questi piccoli dettagli, queste piccole sfumature con così tanto equilibrio fanno differenza. Nelle ultime gare, mister, Pescara ha avuto, rispetto alla prima parte di campionato, le avevo fatto questa domanda anche qualche settimana fa, meno occasioni in avanti, è riuscito a costruire meno azioni pericolose, anche questa sera io ricordo una parata di Benedettini sul tiro di Pompetti, come mai questa squadra non è più offensiva, più pericolosa come la prima? Ma intanto stiamo giocando in un modo leggermente diverso, questo cambia alcuni criteri, ma ripeto che le situazioni importanti sono anche quando purtroppo ci sta capitando di non concludere in porta con azioni importanti, la stessa azione, loro ci hanno fatto gol perché ci hanno puntato e noi abbiamo avuto 3-4 situazioni importanti così a campo aperto, puntando l'esterno, abbiamo fatto scelte sbagliate rientrando e andando a giocare contro il muro difensivo invece di aprire il gioco dentro sull'inserimento laterale. E in quelle situazioni non siamo andati a concludere, ma quelle sono occasioni potenziali da rete. Abbiamo sbagliato delle scelte, però ripeto, la partita è stata equilibrata e complessivamente dal punto di vista dell'organizzazione la squadra ha fatto una buona partita. Posso